Oggi andiamo a caccia di cicche. Grazie. Abbiamo fatto un bel raccolto. Bentornati amici chimicazzi nel mio laboratorio, dove oggi trasformeremo questi mozziconi in qualcosa di più piacevole. Gli affezionatissimi della chimicazza sapranno che i filtri delle sigarette sono composti da acetato di cellulosa, un materiale semisintetico derivato dalla cellulosa, appunto, cioè dalla polpa degli alberi, zuccheri di cui sono composti i nostri amici vegetali, esterificato con dell'acido acetico. Tra i legami più stupidi della chimica organica si possono rompere molto facilmente con un'idrolisi acida, per esempio, per tirarne fuori l'acido carbossilico corrispondente. Nel nostro caso l'acido acetico. Per farlo dobbiamo mettere su un piccolo apparato. Per poter portare fuori l'acido acetico da questo acetato di cellulosa, prima cosa dobbiamo liberarla da tutta questa carta e tutta questa merda. Servirà un po' di pazienza. Uno. Bene, adesso siccome stiamo parlando di idrolisi, mi sembra evidente che servirà dell'acqua. Poi ci servirà un catalizzatore acido. Sua maestà, l'acido solforico. Molto bene. E a questo punto lasceremo questo sistemino a riflusso per circa un'oretta, cioè lasceremo evaporare l'acqua, ricondensare l'acqua e ripiovere dentro alla caldaia, dove i nostri filtri di acetato di cellulosa si idrolizzeranno in acido acetico e cellulosa. Qui laboratori di altissima qualità, come vedete. Ci abbiamo anche la madunina. Ah, prima che lo chiediate, questo è un banalissimo condensatore a bolle. Vapori di solventi, in questo caso acqua, evaporano e vanno all'interno di queste sfere di vetro. Intorno c'è questa incamiciatura dove scorre dell'acqua fredda. Sì, i vapori possono ricondensare e ricadere dentro la caldaia, continuando a idrolizzare i nostri fetidi filtri. La nostra ora è trascorsa, andiamo a stoppare il reflusso e prepariamoci per una semplice distillazione. L'estere è bello idrolizzato e possiamo andare a distillare via il nostro acido acetico. Sarà piuttosto impuro. Brodo di cancro. Madonna quanto puzzi. Nei filtri delle sigarette si accumulano un sacco di sostanze organiche volatili che hanno un odore particolarmente pungente. Composti policiclici aromatici, formaldeide, acidi carbossilici, aldeidi varie, catrame. Su questa cosa del catrame vorrei spendere una parolina. Gente dice che si aggiunge il catrame nelle sigarette. Non si aggiunge il catrame nelle sigarette. Il catrame è un normale sottoprodotto di tutte le sostanze organiche che bruciano in carenza di ossigeno. Quella cosa che si vede sulle dita dei fumatori non è nicotina. È catrame, formato a seguito della combustione incompleta. Chiaro? Mini condensatore Liebig. Ma che bello, guarda. Guarda che bello! Meraviglioso. L'acqua e l'acido acetico hanno punti di ebollizione simili ma non identici, quindi in teoria sarebbe possibile separarli per semplice distillazione. In realtà non è così e dovremo fare un passaggino aggiuntivo. Per ora facciamo bollire via tutta l'acqua, raccogliamo più acido acetico possibile, che bollirà a 118 gradi. Finalmente, dopo una lunghissima ora di distillazione, la temperatura sta salendo sopra i 100 gradi. Quindi non stiamo più distillando solo acqua, questa la andiamo a togliere. Stiamo cominciando a distillare un po' di acido acetico. Se aggiungiamo un po' di carbonato di sodio, dovremmo vedere effervescenza. Abbiamo l'acido acetico, signori! Tutto l'acido acetico che adesso verrà fuori lo faremo reagire con del carbonato di sodio, in modo da sviluppare anidride carbonica e formare dentro questo becher l'acetato di sodio.
Abbiamo interrotto la distillazione, qui abbiamo la nostra soluzione di acetato di sodio. Qui è rimasto un mix di tumori, ora lo portiamo a secco. Non cadere, non cadere, non cadere, non... Aia! La nostra soluzione di acetato di sodio è arrivata quasi a secco, devo dire che vengono fuori vapori veramente poco invitanti. C'è odore di carcinoma. Lasciamo cristallizzare il tutto. A volte all'acetato di sodio serve un aiutino per cristallizzare. Perfetto. Ale! Fatto! Ed ora che abbiamo il nostro acetato di sodio, passiamo all'ultimo step. L'imbuto è da pivelli. Ora, piccolo ripasso di chimica generale inorganica 1. Acido più forte, sua maestà il solforico, sposta l'acido più debole dal suo sale. E siccome questo è il sale di uno degli acidi più tonti che esistano in chimica, acido acetico, nettamente meno forte, possiamo andare a ricavare l'acido acetico dal suo sale. Ci tocca ridistillare. Solforico. Stiamo distillando il cosiddetto acido acetico glaciale, però acido acetico puro. Incazzatissima. Acidino. Odore di aceto potente. Per i nostri scopi è assolutamente più che sufficiente. Acetico puro fuma. Perfetto. L'aceto da cucina è decisamente più diluito di così. Non imitarmi, non sono il tuo professore. Questa è chimicazza. Diluiamo al 5-8%. Se lo usassimo puro per condire l'insalata, probabilmente la scioglieremmo. Ma così è accettabile. Proviamola. Ti lascio il link di TP qua sotto, così puoi contribuire e aiutarmi a comprare dell'aceto. Un filo d'olio, sale, vinaigrette. Buon appetito. L'ho diluito un po' poco, molto saporita, molto saporita. Come i più navigati chimicazzi sanno, prima o dopo, tassa plastica ce la dobbiamo mangiare in un modo o nell'altro. Magari con un po' di chimicazza diventa commestibile. Thank you.